Eeeh, sono tornato. Aspetta aspetta, 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 che faccio una cosa, scusate. Ecco, no? Che poi, se no, mi rimane così e mi dimentico di rimetterla a posto. Poi sono nudo quando parte la prossima live. Non è bello. Sì, aggi scrivere: Aggiornate, che sei ripartita. Potere pelato. Snorchia. Potere pelato, zio Dario. Sono tornato, evviva. Anzi, aspetta che cambiamo anche il titolo della live, la chiamiamo Live di Ante... Aspetta, scriviamolo bene, scriviamolo bene. Anteprima 397, tutte le novità... No, se scrivo tutte in maiuscolo, non ho la T maiuscolo. Tutte le novità di Panini. Ok. E passiamo a vedere le novità di Panini Eeeh, Panini Allora Cambiamo finestra Andiamo qua Wow Che bello Che bello Che bello Ieri, oggi e domani ci sono numeri di anteprima come questo in cui la mole di notizie è tale da rendere impossibile parlare di temi extra panini. Perché dovresti parlare di temi di extra panini? Mml, uh, no, a parte che non la leggiamo perché ci parla delle robe, ma perché Mml ci deve parlare dei suoi viaggi? Di quando mangia il sushi in Giappone? Io continuo a non capirlo. Però, grande. Andiamo subito a. Buttiamoci subito nelle grandi novità, grandi novità. Con le, titoli nuovamente disponibili: presto di nuovo disponibili di DC Pocket di Watchmen e Killing Joke. Vittoria oscura in DC Library. Spider-Man must have blue. Per chi se lo stava chiedendo, che lo volevano blu. E poi abbiamo Asano Collection: Pum-pum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beh, sono tutti, credo. 11, 12, 13. La ragazza di Valmare 2 Ken 1 e 2 già disponibili in ristampa, che erano già esauriti. Naruto, Century Boys, Assassination Classroom, Doedoro, Doedoro, d'Oro, Elden Ring, La Via dell'Albero Madre, Rooster Fighter, Omunculus, Oddio, mi, viene, mi sta venendo un, un Riot, un Naruto contro un, uh, Ocelot, perché mi è tornato in mente Ocelot, non so perché. Eccoli 10 e 11 Pronti per te in arrivo A novembre Abbiamo una One punch man One punch man Slam dunk uh, Clear inside E bleach 67 Sapete che dovrei fare un video Contro il video di Ocelot Ma non, lo, non ho voglia di farlo Ma dovrei in effetti Comunque, siamo calati un sacco di. di C'è cioè, di gente che guarda la live. Anche se non è. Perché la gente non riesce a non chiudere. Cioè. Anche se gliela chiudi in faccia e la riapri, comunque non ti si perdono. Vabbè. Comunque. E va bene, va bene. ristampa è niente di particolare da segnalare. Che poi non è una ristampa, è nuovamente disponibile. Cosa vorrà dire? Non lo so. Però così è va bene. Panini Stickers Batman figurina all'attacco. Ma non mi è stato detto che di questo fanno il cartonato che costa un sacco di soldi in edizione limitata? Perché qua non c'è. Mi è stato detta questa cosa. Qualcuno di voi ne sa qualcosa? Devo guardare su Instagram. Magari poi in Panini Comics, però mi sembra strano. E tra l'altro sarebbe da guardare il video di Camuncoli sui primi 30 anni di Panini Comics, eccolo qua. L'albero di figurine, senza le figurine, una storia inedita da completare con le figurine che merda. Umberto! Chi è? Umberto! Uh, Uranic97, grazie per la sub. Ma quanto può essere una merda mettere una storia inedita da completare con le figurine? Qui non ce n'è. Cioè, come cazzo ti viene in mente che sia una buona idea? Ragazzi, ma. Come cazzo ti viene in mente che sia una buona idea? Cioè, è una merda questa cosa. Cioè, io mi dovrei comprare le figurine per leggere una storia di Ratman Eh sì, è normale, Snarkina, quella è Twitch, non dipende da me. Ma, ma, ma questa cosa qua fa schifo. Eh sì, PickPack, però quelle generalmente sono storielle Marvel che bene o male da qualche altra parte ripuppano. A volte non sono nemmeno davvero inedite, tra l'altro. Tony Stark ha fatto anche cose buone. No, no, non è un extra, è una merda, senti. Cioè tu hai, tu hai pagato Ortolani e Ortolani si è prestato a fare sta roba. In cui metti una storia inedita di Ratman in un cazzo di album di figurine, ma ti sembra normale? A me no, a me no, quando hai fatto tra l'altro le versioni ultra deluxe di Ratman in cartonato, mi sembra una presa per il culo. Detto questo, immagino che salterà fuori di là il cofanetto limited edition. Beh, dopo guardiamo. Sì, proprio. Che senso ha che qui metti la versione regolare in Panini Comics, metti quello sul ultra deluxe Boh, boh. Comunque, l'altro 276 figurine, cioè, ma... Porca tra... Che poi considerando quanto costano le figurine in genere. Ma 10 bustine e 15 euro. Va bene, neanche pensavo peggio. Insomma. L'album costa, c'è scritto, 15.20. Costa 15 euro eh, 5, ma l'album c'è anche qua. Immagino sì, 15 euro più 10 bustine più 2 card limited edition, 15 euro. Ma ah, poi che schifo che deve avere la storia con le figurine appiccicate! Che merda, <ride> sinceramente, eh, tra l'altro, che se non le metti bene fa anche schifo. <ride> boh, vabbè disgusto rama comunque poi c'è questo bellissimo album del calcio con anche le latte e le robe disney che non, non so e Barbie Party Time Sticker Album è un, questo è il mio album io farò questo invece di quello di Ratman eh, seguiremo anzi comprerò anche le figurine le apriremo in live e sarà bellissimo bellissimo Poi, Disney. Facciamoci Disney veloce, vi prego. Su Topolino 3598, le carte piacentine di Enrico Faccio. Che cazzo sono le, 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 le carte piacentine? Perdonatemi. Dopo il successo delle carte napoletane, ora ci sono quelle piacentine. Io non, non so di cosa stanno parlando. Ok, beh, bene. Le litografie Marvel! Che cazzo sono le litografie Marvel? Ah, sono le stesse variant apparse nei fumetti? Ma, 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 ma scusami, ma chi se li compra? Ragazzi, non ha senso. Cioè, no. Sono 18x11. Sì, 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 ma... Saranno nel formato di Topolino, immagino, no? Sì. Mm, cioè, allora, quelle prima le hanno vendute un sacco perché la gente che voleva le copertine se le ha comprate. Perché non si sapeva che se, se da noi sarebbero arrivate, no? Ah, scopre ruote, mazze mai viste. Ma... Se io, già volendo, queste le recupero, queste qui, quelle che mi interessano, le sto recuperando. Non tutte, perché quelle degli Avengers non mi fanno impazzire, non le compro. Quelle degli X-Men le sto prendendo, infatti, devo ancora prendere tutte quelle che escono. Tipo queste che hanno appena annunciato. Ma chi cazzo se le compra soltanto per le card? Cioè, il pubblico normale è di Topolino, basta. Boh. Io ma in realtà ne avevo un sacco di mazzi di carte. Li sto buttando, mazzo. E poi, il zio paperone, il le, l'ecino dell'infinito, variant 712, ok, questo si sapeva che sarebbe arrivato, perché indie? Non era in, in Marvel? No, era in Disney anche prima, sì. Vabbè, fanno tutte le altre di Marvel variant anche in questa qua, ok. Bello, ci sta. Quali ci mancano? Ma in realtà io non ne ho neanche una per cui sti cazzi, però questa effettivamente... Questo effettivamente Comunque Paperino postcard collection Il libro delle cartoline Cos'è? Cioè il paperino è un, un nuovo formato orizzontale 16 indimenticabili copertine del settimanale Proposte come vere proprio: cartoline 32 pagine 19 euro Vabbè mica male Vabbè. Ok e Box dell'avvento di Topolino con tre storie inedite <ride> che merda <ride> ogni album una storia completa il Natale con 24 album esclusivi numerati e imbustati tutti con copertine inedite no eh, Epic Mikey la graphic novel Mickey Mouse Epic Mickey Mickey Mouse non Mikey Mouse Mickey Mouse uh, grande richiesta una graphic novel nata dai videogame Ip Epic Mickey. Che però diventa un vero e proprio passaggio epocale per i personaggi con la di Disney. Scritto da Peter David e disegnato da Celoni. Eh? È Peter David? Davvero? ma penso. Non ne so niente, però. Topolino 3D. Siccome il 3D non fa cagare, una bella storia da leggere con gli occhialini allegati. No, beh, questa ci sta, se è Peter David ci sta. Questi, ecco, il 3D secondo me è una roba che non dovrebbero mai fare, anche perché gli occhialini in genere non funzionano bene, E viene una merda e quindi... Boh, io mi ricordo ancora quello di, di Ratman che non funziona. Quello di Ratman, che forse ce l'ho persino qua. Avarat, non funziona perché gli occhiali sono sbagliati. Ho perso i suoi occhiali. Ma tanto erano sbagliati. Nel senso che è stampato in modo che il, il verde non, non si cancella. Si vede lo stesso con gli occhiali rossi. Cioè il rosso, non mi ricordo se il verde o il rosso rimane comunque a vista. E quindi non funziona. Vedi tutto doppio. Una merda. Complimenti a Panini come sempre. Te. Eh, detto questo, spero che questa volta già zecchino con le tonalità. Perché se la tonalità è sbagliata. Dottor Paperus? No, basta! Basta! Allora vai, maggio, però basta lo stesso! Ma non, 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 non c'è l'anno scorso, il mese scorso, il 3. Eh? Aspetta, ma è qui? E quindi. Ah, così anche quello del mese scorso, Fast Track Mickey, è scritto in Deshir Rione. Eh? Sì, sì, no, ho visto che c'è Maggio. Però... Eh, va bene. Il dottor Paperus, bello. Pick up. Topolino e Pippo Cervello del Secolo. Okay. Cosa? Cosa vuol dire? Pippo Cervello del Secolo. Ma non è italiano, non è che è un modo di dire americano. Vabbè. Pippo 3D, Topolino 3D, non so di cosa state parlando ragazzi, cioè... Con tutto l'amore del mondo, non me ne frega un cazzo di Disney. Boh. E Paperino e la vacanza. Presso stracciato e altre stravaganze. al Almanacco di Topolino 21. Paper Mitologia che continua all'infinito. Paperino Superstar. Zio Paperone. Paperinic. Paperino. The Best of Topolinia. Feste. Topolino e le mille notti di Natale. Basta con il Natale, anche Vabbè, questo qui alla fine c'è a dicembre. Ci sta. Grandi classici di Disney 107. Disney Big 200. Natalissimo. Novembre. Eh, le più grandi avventure di Natale. L'inferno di Topolino a Natale, no, Deluxe Edition. Riproposta in realtà, Topolino la spada di ghiaccio riproposta. Topolino la alla... strada riproposta. Topolino e Adrenaline XL. Mm, che figata. Meno male che abbiamo finito Disney. Passiamo a Marvel Manga, no? Planet Manga, Marvel Manga, vecchio nome di Planet Manga, che inizia con questa incredibile collabo variant. Ah La collabo variant. E due variant usciranno entrambe il 20 novembre. Avranno Black Clover 36 e My Rock Academia 40. Con l'autore di uno che fa la copertina dell'altro. Ma no, Non è schifo, è che frega cazzi. Cioè, poi escono mille robe che sono tutte serie regolari. Per cui. In realtà, no. Quando sono le cose interessanti mi interessano. Però. Vabbè, di sta roba non me ne frega niente. Eh, però. No, no, pensavo che mettessero la pubblicità di Mario Academia così: tipo PK, PK mi interessa, però il resto. Certo, non annunciassero ogni 3 secondi, è meglio, però. Oh, ma, ma, ma che bello! Ma, ma co come non si fa a non sentire la necessità di una variant natalizia? Di Yomi No Tsugai, eh? eh? Il Natale. Quando arriva, arriva. E se sei cliente di planet manga, fa schifo. Io continuo a dirlo, questa roba delle variant dei numeri 1 fuori contesto, senza una ragione particolare, è una merda, soprattutto per fumetti a cui siamo arrivati tipo al numero 6, ma in panini, ma piuttosto, ma puttana di quella grandissima vacca, scusate la volgarità, ma non mi puoi fare il prossimo numero, se lo fai uscire a dicembre con la variant natalizia invece di farmi il numero 1, se esce il numero 6, o se non mi ricordo dove siamo. Io magari lo compro anche in versione variant. Così è una presa per il culo, sì vabbè. Ma, ma no, per assurdo ha più senso Dead Note. Cioè, non molto, eh. Beh, è natalizio quanto questa, eh. Ha più senso Dead Note che quantomeno non è un manga attualmente in corso. A parte che costa 9,90€, ma anche questa costa 9,90€. Ma quantomeno questo non è in corso. Questo è ancora in corso. Ma dai, ma chi se ne fotte. Poi... L'uomo Tiger, New... Tiger Mask New Edition, va bene, avevano già parlato del fatto che sarebbe arrivato, edizione del manga è questa l'anime anime di culto, ci sta... Questo è Kanzenban, non è Kanzenban, è 11x17.5, dov'è Kanzenban? Nella tua mente è Kanzenban. È lo stesso formato di questi. È solo 2 in 1. Sono 440 pagine con sovracoperta. non lo compro, mi tengo quello vecchio sinceramente, che non è molto bella come edizione, però sinceramente non sto a spendere 14,90 euro per due volumi, per, per sette volumi, alla fine di un manga comunque di quel periodo lì, ma ci sta e eh, non serve a niente la Kanzaman di questo, cioè i disegni sono questi eh, ragazzi, Beh. probabilmente non, non hanno nemmeno i materiali per farla decente una Kanzaman, comunque. Poi abbiamo molto più interessante Blade and Bastard 1, che è un manga fantasy dagli autori di Goblin Slayer e Grand Blue Fantasy e quindi io lo compro. E c'è un labirinto, un abolicante di mostri, i più abbracci lo affrontano a caccia di gloria e ricchezza, Irumas è in cerca di ricordi perduti, vaga in quel... potrà fare luce sul suo passato, incontrerà una ragazza che non ricorda niente del suo passato tipo. O una roba del genere. Eh, questo lo compro di sicuro perché è fantasy. Eh sì, è fantasy, lo compro. Poi magari fa schifo, eh, però è il primo numero. Licoris Recoil React. Il pluripre dal pluripremiato anime su Crunchyroll arriva una serie antologica dedicata a questo anime, che quindi non si compra. Interessantissimo. Moment 1 di 3. Un webtoon di successo in tutto il mondo. Bello, questo sicuramente lo compro. Un bel brossurato, Boys Love... Eh, disegnato probabilmente così. Mm, lo compro sicuramente. Ovviamente è un... Ma, eh... no, scusami. Uno di tre? A 24,90 l'uno? 15 euro per 21, 448 pagine. Storia di vibrante erotismo alimentata dal fuoco di passioni che si accendono e si spengono. L'attrazione fra due attori che scatta sul set. Un fotografo intrappolato nelle reti dell'oscuro. Legame fra due uomini, un regista e un membro dello staff. Ma manco per il cazzo. Man manco se me lo regalano. Poi New York. New York, New Edition, uno di due. Mi ha detto. Um, uh, Kirio, che non è male. Questo. Ricordo, ritorno del classico dei primi anni 90. Primo boys' love portato in Italia da Panini. Non mi interessa, però ci può anche stare, immagino. New York. Kane Walker nasconde tutta la sua omosessualità. E dà sfogo ai suoi desideri nel quartiere di Christopher Street. Ma l'incontro con Mel Fredericks sconvolgerà la sua vita. Oh, vabbè, Laiz Mickey, Fanny. ma povera Miki, perché gli dici queste cose? Glielo dirò, eh. Anzi, gli mando un messaggio. Così poi ti odia, eh. No, lo faccio, eh? Sei in pubblico, eh? Posso farlo? Un po' da amici, non gli piace questa merdata. Spero per lei. Ecco Mattia, per caso fai gli sconti Magic Press per pelati e fumetti? Boh. Alita Panzer Edition, vabbè, questa l'abbiamo già vista per i 30 anni di Alita. Carina, però, non l'avrei non avrei scelto di farla sulla, Can sulla Panzer. Perché, sinceramente. Grazie, Manny. Top Top. E e eh, eh, il discorso è se, eh, come lo dicevamo oggi da Kirio questa, questo pomeriggio se facevi il volume 1 variant per i 30 anni di panini magari uno se lo comprava anche io no ma di certo non mi compro un altro volume della panzer <ride> per i 30 anni di panini cioè sti cazzi <ride> comunque poi vabbè, ancora meglio l'agenda perpetua dell'attacco dei giganti con in più una uh, nuovissima variant dedicata al primo numero dell'attacco dei giganti questo è un must, uh, must buy assoluto subito o ovviamente allora come funziona l'agenda perpetua in pratica se arrivi alla fine ti mordi e uh, invece di diventare un gigante l'agenda riparte da uno no non è vero è solo che include 12 mesi ma non riporta l'anno così che i giorni possono essere compilati di volta in volta quindi la puoi comprare e poi usare fra dieci anni non solo eh, se volete potete comprare dieci copie di questa cosa per rivenderle se non riuscite a rivenderle potete comunque usare nei prossimi dieci anni l'agenda è eh? grande Neon Genesis Evangelion TV Animation Production Rare 2015 dice: Ma scusa, un altro? Ma scusa, non era già uscito questo? Ma è quello che ho io, no? Non è quello lungo? Sì, 297x21, ma non era già uscito? Eh, riproposta. Ok, infatti mi sembrava. Ma no, non è ancora uscito quindi, pensavo di sì. No, no, è quello, è quello, infatti è riproposta, ma, non... ma pensavo fosse uscito. Vabbè. Ragazzi, finalmente il vero annuncio bomba. Cavaglia della dello Zodiaco episodio G Requiem, la terza serie di episodio G di Magumi Okada evviva! grande Panini Comics. Do dopo questa uscita Planet Com Manga per quanto mi riguarda non una... ha pienamente colpito l'obiettivo di questo mese, va benissimo così, chiudiamo qua la live di anteprima perché siamo già arrivati al punto che volevamo. Evviva, viva e vive yeah! e E poi abbiamo Kingdom Hearts 3 1, wow, anche Variant Evviva, ma non è una riproposta, no? Ecco, questa è la top, top manga da comprare, questo. Ma che bello, Aiolos. Penso sia Aiolos. Magari è Seiya, però. C'ha i capelli da Seia. Non so perché. Ah, è Seiya. Ma come Seia? cavolo? Ma cosa vuol dire? Ma non eravamo rimasti lì? Ma perché non si capisce mai un cazzo? Vabbè. Grazie, Okada. Non si capisce un cazzo. Il mondo è avvolto dalle fiamme, le costellazioni svaliscono, i cavalieri affondano nel mare nero del dio Ponto e il santuario crolla. L'unico sorpreso è che sei il cavaliere del salvavista. <ride> ma quindi non continua da Assassins. No, ma il episodio di G si capiva, è Assassins che non si capiva un cazzo. Infatti... Boh, <ride> vedremo. Io non so cosa dire. Comunque... Crudelia, nero, bianco e rosso il manga, eh, questo è assolutamente da avere, eh, di Aci Ishii, bellissimo, completamente, completamente rinnovata in formato manga, in un bel fashion, ma in, nel senso che è già uscito in un'altra edizione, non si capisce. Vabbè, bellissimo, da avere. Twisted Wonderland Anthology 2, altro top, qui con... eh, mi sa che iniziamo con le cose già uscite. Esatto, alle pozze, esattamente quello. Non erano in invertiti i dialoghi, erano le pagine messe a caso. Mi sono accorto che le pagine erano messe a caso solo quando a metà albo sono arrivato al punto in cui c'era continua il mese prossimo, e poi c'erano ancora tipo 30 pagine. E Vabbè, poi c'è ovviamente il mito di Hades 2. Il... Lo scanvas, mito di Hades 20, no, questo è Darkwing 2. Yom Uegui, il frutto del regno dei morti, volume 2. Vabbè, che è quello che abbiamo visto della settimana di, del mese di. Kazuki. Zaki Detonation Island Double Edition 3 di 9. She's Beautiful 2, Riborn Rich 2, Endergeist and Lux 4, Mag of the in Love 4, Cold Blue Hot Red, 3, Oniko Akabane Bodysguard 3, Terzo numero per Destroy all of Humankind. Ma non è 12. Non sono 12, sono 16. Me l'ha confermato. Il, il, il panini mi ha scritto, eh, te lo confermiamo, non sono 12, quindi non sono 12, porca puttana, ma non potete scriverlo. Ora quasi faccio una storia, mi ha confermato l'ufficio stampa di Panini Comics e li taggo che non sono 12, sono al momento... Porca troia, ma perché siete rincoglioniti? Però questo qua non va fatto, ragazzi, non va fatto. Cioè, vi rendete conto che non va fatto, vero? Cioè, è un problema eh, questa cosa. Ho capito che non è una riproposta, però mettila a posto. Non è una seconda stagione. Non c'è interruzione, non c'è soluzione di continuità fra le due serie. E non va bene. Comunque. Bless 5. The Sinner's Family's Deadly Sins 4. Sandal 5 Contiene collezioni Da contiene collezione Come ogni numero Ken 5 Thunder 3 4 Sono tutte le uscite Di questa settimana eh, Berserk Relax 9 Bluelock 27 Che c'è questa settimana Splendida cartolina Regalo Sakamoto Days 16 e Rooster Fighter 7 Uh è tornato DNA Angel, di, no, 6 di 10, Arte 19, Viaggio della Strega, di, eh, esiste ancora? Sta merda, questo manga bellissimo. Però finisce. Che peccatone! Sai sì, che Emiliano, 10. Jimbo Sisters 4, Ancora of Underworld world 10. Shangri-La Frontier 17 Shangri-Live 17 Nobiltà Contadina 8 Magus of the Library 8 Mieruko-Chan 10 Togenanki 24 Ragnar Crimson 14 Demon's Live 16 True Beauty 14 Irakuno Go 13 Ikaro No Go Yawara 13 Boyz 15 Mayomiro 24 Jumbo Max 10 Mi dicono che hanno aumentato il prezzo di questo <ride> A 9,90 non so se è un errore O se hanno aumentato perché ne vendono tre copie Una delle due possibilità Potrebbe essere un errore Ma potrebbe essere che hanno proprio fatto Che okay, hanno aumentato il prezzo Lo scopriremo immagino vivendo Mattia se hai modo di controllare questa cosa Se ci sei Se hai una boh. Andè dall'H18 Arpeggio Blue Steel 25, Shai 19 e poi Happy 1 dal 1 a 15, tutto disponibile. Evviva, evviva. E, e questa roba qua, cioè non si capisce. Mi hanno fatto notare che Jumbo Max, qui su anteprima, sta a 9,90 Il numero 10. Boh. Se hai delle news a livello proprio di catalogo, Panini, se è un errore qua o se. Può essere interessante capirlo Comunque abbandoniamo i manghi E passiamo A Panini Comics Dove partiamo con una bombetta Effettiva Perché arriva la nuova serie delle Turtles Ma quella vecchia non è finita o sbaglio? Arriva in spillato tra l'altro Con Variant Con Femi 990 Evviva <ride> Si vede che vende, lo comprano in tre sì spillato 48 pagine 5 euro no no lo so che sono indipendenti spero che vada avanti anche l'altra perché sono due serie totalmente indipendenti è un nuovo rilancio questo che non sia altro un, cioè un altro editore anche cioè non lo so in realtà Non so se è iDV questo. Aspettate, lo cerco subito. No, è sempre iDV, però è un rilancio totale. Non è vero in realtà, perché si parla di un... Un ponte fra Tartos 150 e Tartos Volume 2.1, eh, io non vorrei dire, però. Boh, vedremo. Sì, sì, no, ma infatti anche la cosa dice che è in continuity, però. Va bene. E ok. Però vabbè, comunque lo puoi leggere, a... essendo comunque un, un rilancio con un nuovo autore che riparte da uno, ci sta alla fine, anche perché l'altra non se la cacca nessuno. Ora io mi chiedo quale sia il, il senso di pubblicarlo in spillato. Secondo me non dura, però. Sì sì Antalakigij cosa cos'è, in tempo? Abbiamo ancora Panini Comics, poi DC, poi Marvel. Sì, eh, magari lo portano, no? Eh, vabbè, Panini, figurati. <ride> Panini. <ride> lo portano sicuramente. <ride> magari sì, eh, però non credo. no, più che altro non mi fa... Non mi dà questa grande sicurezza Perché ragazzi, le Turtles Prima usciva lo spillatino, il brossuratino 48 pagine Credo E poi non, non vendeva un cazzo Quindi l'hanno trasformato Hanno cominciato ad aumentare sempre di più il prezzo Secondo me se facevano direttamente i volumi Era più facile Poi mi, mi fa piacere che se l'ho spillato Mi fanno la variant Mi piglio la variant e me la metto lì Però Boh Vediamo, vediamo se mi. Allora, se mi straprende, cioè mi deve straprendere. Se no, aspetto poi che sca in volume. Però sicuramente il primo prendo la variant. Ciao, Mattia. Mi ordini la variant? No, non lo fa, no, fa non, lo, non lo so, vedi tu. Eh, Man of Rat, i figli dell'ira, nuova edizione uh, di Jason Arrow in Ron Garney. Sì, però raga. Cioè... Ah, ok, questo è a dicembre, però questo qua arriva per Com, per, per Milano Cartoonx perché non ha senso, se no. Era... uh, ma non l'avevano interrotta in Italia, scusate. No, scusami, ma scusatemi eh. <ride> però che cazzo io. Ah no, non è vero, è in pari. Non so perché mi ero convinto che fosse fermato. Firm, no, no, l'ultimo è uscito. No, è uscito. Dopo un bel po' ma è uscito. Sono usciti quattro volumi in Italia. Non credo Pegas. I volumi cartonati hanno una vita diversa da un volume piccolino, eh? nel senso che funziona in modo diverso. E... Boh. 240 pagine, 29 euro, ma mi sa che il primo ce l'ho già però. Quindi i primi 8 episodi. Però sono grandi mi sa. Ah beh sì, erano 4 episodi anche in quello Boh, vediamo. Eh, però aveva concluso una storia. Cioè, l'ultima c'è nel maggio 2018, credo. Non lo so. Io sto al comic Box e eh, poi. Non lo so. Comunque, The Witcher Corvo Bianco Artist Edition: Un'edizione speciale per valorizzare i disegni di Corallo Mastantuono. Cover inedita. C'è Mastantuono al Cartoonix? Ah, no, però è nuova. 2024, per cui è nuova. Beh, questo potrebbe essere fico. Vabbè, costerà. No, non costa Oddio, sì, sono 17 euro. Però sono 48 pagine in formato absolute. Può stare. Quanto ci vuoi bene da 1 a 10, dipende. Tu non sei sabato e quindi. Eh, 5 e mezzo, 5 al 6: <ride> eh, mi è bello che tutti questi volumi di Southern Bar. Lo sono sul sito, nel senso fare un omnibus, un omnibus. Eh, ma non li fanno, quando fanno gli omnibus, questi di panini li fa piccolini. No, no, non mi chiedete perché, ragazzi. Su. E va bene. Poi abbiamo Lazarus Omnibus. Torna il capolavoro, Fantanuardi, Grega e Michael Lark in volumi deluxe. Non credo di averlo letto, Lazarus. 544 pagine, forse, a for forse, 140 allora, forse 544 pagine, forse a 47 euro. Eh, però è formato 23x31,5 Storia unica Di The Witcher Ci sta eh, eh Boh, non, non so come sia la storia Allora In un futuro distopico Non, non troppo distante Il potere con... Mi piace purtroppo non troppo distante Ma è una storia eh Panini Non è che siccome Vabbè, Il potere economico è nelle mani di un gruppo di potentissime famiglie. Ognuna di esse ha un Lazarus, un guerriero creato geneticamente con il compito di proteggerla. farebbe la Lazarus della famiglia Carlyle E niente per lei più importante è tenere sicuri i membri dell'interesse della sua famiglia. Almeno fino a quando una terribile verità non, com non comincerà a venire a galla. Boh, potrebbe essere figo. Anche Lazarus è fermo. in... Eh. Non so, so, Calvin. Che palle, però. Eh. Se parlamentarvi state. Allora, c'era. Sì, sono usciti due episodi intitolati Fracture Prelude, parte 1 e parte 2. Nel 2018. Che ne sono inediti. E poi non è più uscito un cazzo. Tra l'altro fa molto ridere perché questo qua. Allora non sanno neanche loro cosa fare. Infatti, c'è TBC per quello. Perché se arrivano fino al 21, poi gli rimangono. Sette episodi. Non ha molto senso, però ok. Mo, ma mo che è la brain dance? Di che cazzo stai parlando, Tone Angel? Cos'è la brain dance? Eh? Lee Cyberpunk. Ah, qua, ma non lo so. È una baba di Cyberpunk. Io Che cazzo ne so. Non, non, boh. Comunque, carino, questa è una buona idea. Così non ho mai comprato i volumi di Cyberpunk 2077. Se mi viene voglia, posso recuperarmi questo. E vabbè, sono i primi tre volumi. Immagino. No, uno, due, tre. Sì, ci sto. Comunque ragazzi se continuano così non comprate mai più un volume di, di, di panini di comics perché. Cioè, comunque. Junkyard Joe, testi di Jeff Jones, disegni di Gary Frank ma non sembra e... Una serie del 2022, il mondo di... conosce Joe grazie alla striscia di fumetti realizzata da Moody Davis Ormai in pensione ma la verità su di lui sale alla guerra del Vietnam boh, Uno dei titoli d'azione più appassionanti degli ultimi anni Ma boh, magari interessante, Gary Frank ci sta Jeff Jones ci sta. Magari è figo Phantom Road Volume 1 Mad Max Fury Road incontra Sandman in questa vincente avventura ad alto numero di ottani di Jeff Lemire con Gabriel hernandez walta ai disegni. Loro si mescola al sovrannaturale nel primo volume di una nuova Audace serie di Jeff Lemire. E questa si può stare. Fermo fino ad andare a destinarsi E detto da Demir Perfetto Ottimo Poi esce Loken Key Libro 2 Ispirato vabbè Alla serie solita Anche qua 312 pagine 33 euro Non male Il volume 6 dell'Axe Delle Delle Turtles, Turtles E anche il 72 delle, Di questi Che arriva Al 137 Mancano una mh, Ancora 13 numeri, vero, vero, vero. e poi sparo un pistolero, il coraggio nel cambiamento, è ora di cambiare. Dopo lo spillato 133, diventa uno scam con Mutant Town. Ok, se lo dici tu a voce ci credo. Asterix Omnibus 4. La casa degli Arconnen, volume 3 di 3. Sunstone Mercy, volume 3 per i fan di Stefan Siegfried. Star Wars 45 con Lando che fa le cose. L'altro Repubblica 11, eh, ambientato nello stesso periodo storico della serie tv di Accolite. Panini, non lo scrivere, ha fatto cagare a tutti. Cazzo, ha fatto cagare a tutti, non lo devi scrivere. Ma lo vuoi capire come si fa la pubblicità? Se una roba ha fatto cagare, non lo devi dire. <ride> Santo Dio. Ha fatto cagare a tutti. Ne vendi meno, non ne vendi di più. Tutto dobbiamo raccontarvi. Sì, ma, ma sono d'accordo, Principe dei Draghi. Ma se è scritto nello stesso periodo storico della serie di non è una buona cosa. Non lo dire. Oh, che cazzo. Ciao. Poi abbiamo Maswindu, Missione al Crepuscolo, una serie del 2024 dedicata al nostro Jedi preferito e la sua spada viola. Un'avventura ba un a base di mistero e azione con protagonista uno dei jedi più amati della storia di Mark Bresnick e Giorgenti. Mi piace Giorgenti. Questo o meglio delle altre. Peccato che costi 18 euro. Però, sì, lo so, pozze, Però Tran Alleanze che è un romanzo. Fumetto? No, fumetto, fumetto. Non pensavo. Beh, 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 beh. Eh, l'adattamento fumetti del romanzo di Timothy Zan. Beh, ci sta, dai, carino. Jody House, road race, tra l'altro, road race ai disegni, grande road race. Eeeeh, pensierino. Star Wars volume 6, anche perché non avrei mai voglia di leggermi voi il romanzo, più che altro. Star Wars volume 6, le prove della forza, ok, continuano a proporre Star Wars, questi dovrei mettermi in pari. Devo capire un po' quali non ho preso, vabbè. Mandalorian, il graphic novel della stagione 3, vabbè, chi se ne frega. Titologia di tirocini. Teologia... Uh, le vede dell'impero. Che bello le Ah, ma è la serie a fumetti? Lo voglio. Questo lo voglio. I romanzi mi piacevano un sacco, però ammetto che me li comprerei i fumetti. stato Terry Ma Questo. È un bel. sì Sì, 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 sì. No, vabbè, aspetta però sì. Cioè, quando è che esce a novembre? Vabbè, regalo di Natale. Ah sì, segnalo tanto. Per Natale ci sta: Star Wars Legami di Sangue. Che invece, questo, questo è un romanzo. Ok, Vabbè, non mi interessa. Romanzi di, di, di la trilogia di, di Tron, volume 2 Dark Force Rising. Che è quella moderna. Ok. Quindi, questo è il primo volume a fumetto. Che casino. Questo è il primo volume a fumetti del primo volume di questo... Che casino. Ah no, ma questo no, questo è Sfida alla Nuova Repubblica. Ma, sc ma, ma scusatemi, perché? Perché si intitola Dark Force Rising in inglese Sfida alla Nuova Repubblica. Vabbè, i nostri adattatori... Ma non è vero? Ah sì, invece. vabbè oh. Ok. <ride> vabbè. Comunque sì, questo è il romanzo secondo... Se non l'avete mai letto, figo, eh. Poi 25 euro sono un po' tanti per un romanzo che è uscito nel 90 qualcosa. Però... E non è in canonico, ovviamente. Però. E poi, vabbè, abbiamo il... Ecco, sempre per la top di cui mi chiedevate prima. Abbiamo Directive Culetto, volume 7, Il Fantasma dell'Hotel Belvedere. Bel vedere. E nel gioco il volume 8 la sposa sotto scacco. E poi abbiamo Harry Potter e avventure nel castello. L'avventura al polo nord. Peppa, Peppa Pig. Barbie. Barbie. Hot Wheels. Basta. È il momento che tutti aspettavamo. Sta arrivando il Batman Day. Evviva! Un gadget speciale, una toppa di gio... C'è la borsa, c'è what? Bossa del fumetto, c'è, ma perché non l'hanno messa in ordine? No, sono in un ordine strano. Ma no, non c'è la borsa del fumetto, ma veramente? Ma che tristezza? Eeeh, ma che tristezza, sono molto triste. Dov'è? Cioè, sono cieco io? Ah, ok. Sono... Ma scusami, eh. Ma, 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 ma porca puttana, ma non sappiamo... Ma io veramente... No, non sono folli, sono dei deficienti. Ragazzi, non sono folli, sono dei deficienti. I deficienti cosa hanno fatto? Hanno probabilmente prima messo in ordine per, per provincia. Per, hanno messo in ordine per la regione, ma poi, siccome sono stupidi, non hanno messo in ordine per regione e poi per provincia, come farebbe una persona normale, non l'hanno fatto. Cioè, non ci voleva tanto, eh? bastava fare. Allora, se lo facevi bene. Pensate che c'è questa, questa funzione nelle robe per le tabelle? Puoi mettere in ordine in varie tabelle. Prima fai primo ordine eh, colonna CD, ABCD. Sì, no, E. Prima tabella E, poi metti in ordine province, poi in ordine per città. Una roba complicatissima. No, allora hanno fatto soltanto in ordine per regione. Ma porca di quella puttana. Ma no, io veramente no. Eh, milioni di dati, hai ragione, è difficile. Eh, quando hai migliaia di dati. Ma porca di quella puttana, però. Ma poi cazzo ti lamenti, lamentano quando li pigli per il culo, eh, porca puttana. Questa oh. roba. non yeah. so che non lo compro. Compro la variant. Anche se la regular con Team Sale è più... Um... No, vabbè, ma Mattia, però ci sta. Cioè, l'Omnibus è sei... Jeff Loeb e Team Sale. Ci sta. Questo sarà un floppone. Tu sei proprio idiota, sfufo però certe volte, eh. Come puoi dire che è un... A parte che usi le parole a caso... Al massimo mi puoi dire che sarà una merda... Cosa che non sarà probabilmente... Ma non è un floppone... Come puoi dire che è un floppone? È il cazzo di Batman... Scritto da Jeff Loeb... E immagino disegnato da vari artisti... Fighi... Sì ma tu stai facendo un ragionamento... Che è un ragionamento di tipo... Eh, qualitativo... Se mi parli di floppone... Mi stai facendo un, un. un ragionamento di tipo quantitativo. Non è un floppone, sarà probabilmente una bomba. Poi per carità, magari fa schifo, e può essere, ma è ovvio che venderà come il cazzo di pane. Cioè. Poi non è detto che riprenda esattamente. Magari riprende semplicemente le atmosfere. Boh, cioè non, veramente dire che questo è un flop non sarà mai un flopone, sta roba. Non lo può essere fisicamente. Poi per carità, io non so se, mi ho, se ho voglia di comprarmi gli spillati. Non credo. Mi comprerò il primo in versione variant. Però siccome sono stronzi, io lo so che faranno la variant di ogni numero, <ride> ne sono quasi certo. Però non è risso questo. Potrebbero farmi una copia di risso, scusate. No, eh, però è una serie, eh, ragazzi. Non è un numero. Eh. È un numero È un 1. E eh, ma le varianze sono fiche. No, lo chiamano l'ultimo album, c'è scritto Batman l'ultimo album. No, questo è Sale. Qui non è che si limiti molto lo stile. C'è scritto Team Sale, scusatemi. Questo è Team Sale è probabilmente un'illustrazione che aveva fatto <ride> e questo vediamo vediamo poi Batman 106 vabbè 107 continua Migliore del mondo 22 ok continua Batman e Robin ok continua eh, Titan Best World 5 che lo finisca alla fine eh? si conclude sì Superman 15 con Superman Cowboy fatto in IA no però sembra quanto sembra IA questa Seriamente quanto sembra IA questa? Tanto eh? Beh no eh magari no, però vedi il problema della IA? Che tutto sembra IA adesso. Eh, Wonder Woman 9... Mi piace Team Sale. Team Sale è un signor disegnatore, però è morto, quindi vi piaceva Tim Sale. Eh, comunque, Wonder Woman 9, vabbè si continua a prendere ovviamente... L'antenna vera di Jeff Jones. Continua. Sì, molto bella questa, molto figa. Alcuni spirate hanno scritto panini direct e altri no. Quelli panini direct escono solo in fumetteria, quelli no, probabilmente escono in edicola. Infatti, Batman. Questo è scene edicola di Crossover. Eh, Batman e Robin è scene edicola, non pensavo. Batman e Superman: no, Batman, sì. Eh, eccetera. Questo è scene edicola. Questo secondo me esce, in fumetteria, esce in, uh, su Amazon. No, però su Amazon generalmente gli spillati non vanno. Uh. Panini Direct non esce su Amazon, no, esce in fumetteria. Solo in fumetteria. E sul sito di Panini ovviamente. Poi abbiamo, allora, DC Pocket Ash. Vabbè, ci sta. Cioè, in tante, in tante edizioni Ash che... Però, ci sta. Superman Special Action Comics di Jason Aaron uh, Vabbè l'hanno fatto solo Papere c'è cioè, dicembre Non è neanche per farselo firmare Boh ah ma è nuovo Cioè è una roba recente È inedito ok è uno speciale per uh, rilanciare su, bah, per, 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 è uno speciale per mandare un po' avanti Superman che era indietro per dirlo chiaro e tondo così fanno in un unico mese quattro numeri 120 pagine 14 euro lo prendiamo nel culo grazie Panini come sempre eh ho capito che c'è in fiera Jason Aaron però se esce, se esce a dicembre non arriva in tempo Ah è a Cartumix, però a Cartumix è, è metà novembre, cioè fine, metà novembre, fine novembre, per cui o lo fanno uscire prima, Eh mica Oxino non è così detto con Panini, eh? Panini non è tanto in grado di farle le anteprime, eh? poi magari sì, però beh, speriamo. Poi Batman of World 1, devo starnutire, uno spillato, ma pensa. Penso che ce Eh. Eh. Batman non si trova più a Gotham, è stato catturato da un gruppo di schiavisti. Ma perché Busswayne ha abbandonato la sua città? Eh. No, aspetta, ma cosa vuol dire? Sì, l'hanno bollita ovviamente. Non sono come, gli, come quegli altri che dicono, nah, ma io, anche perché ho, ho questo problema con i miei amici colleghi, ma lettori manga, ma questa lucca non c'è niente, perché eh, non ci sono i mangaka della volta scorsa. Eh. Ma poi l'anno scorso che cazzo c'era alla fine? Cioè... Vabbè. Io che c'era l'anno scorso? C'era quel mangaka di... C'era Coso? C'era... <ride> quello di Fairy Tale? Boh. Vabbè. E non lo so. Eh beh, Ragman anche. è un fico. Mashima. Cioè, Mashima era veramente il motivo per andare? Oh. Non lo so, non lo so. Sono un po' combattuto. Io comunque ci sono. C'è cioè, Pichimomoko. Pichimomoko bisogna beccarla. C'era Urasawa. È vero che c'era Urasawa, però non si vedeva Urasawa. Eh, Shinzo no, eh. Shinzo se lo cagano in tre. Ma Furuya, anche Furuya se lo cagano in tre, ragazzi. Cioè. No, Razawa, ok, ma Mashima, fu, ribadisco, Furuiya, ragazzi, bravissimo Furuglia, eh. Ma conta come il 2 di picche. Cioè, come Shinzo. Vabbè, quello di Gannibal, sì. Eh, ma sì, ma ragazzi, ribadisco, Kaigo Shinzo, la rotta di Gannibal e Furuglia, bravi, eh. Però non sono mainstream per niente e... Sì, cioè... Poi tanti manga che non li vedi, che cazzo te ne fotte? C'è cioè, Urasawa! Sì, c'era Urasawa a Luca. Chi è che l'ha visto? Ehm... Coso l'ha visto? Cioè, l'ha visto... Ehm... Moccia. E basta. Nah. Cioè... Seriamente... Ma anche gli altri, cioè i manga è come se non ci fossero. Cioè, o ti metti in fila? No, in realtà, effettivamente Furuia andava in giro per la città. Lo beccavi. <ride> Ma farai dirette da Luca? Non lo so. Una bollita, dipende. Se ho voglia, se ho tempo, se funziona la rete. L'anno scorso l'ho fatta di notte. Aspettando Furuia. Eh, comunque, proseguendo, non... rimaniamo a tema. E che abbiamo ancora tutta male io poi devo fare il video delle uscite della settimana vabbè questo sembra interessante non ho capito bene la trama cioè Batman è stato catturato da un gruppo di schiavisti integrati cioè Bruce Wayne ha abbandonato la sua città ma sono la stessa persona non ho capito pinguino volume 2 riunione di, di famiglia di Tom King ma è la sede del ma anche qua non è la. È vero che non è la serie della. Cioè, non c'entra un cazzo la serie, il, il fumetto e la serie, giusto? Boh. Sono confuso. Io l'ho sempre fatta le, le live, Mattia, eh. Proprio senza nessun problema, Batman, le nuove avventure stagione 3, vabbè, non le sto comprando. Swiss Squad Dream Team. Con. Uh, uh, oh, vabbè, bello uh, Action Comics 1060 Storia 2. La prima serie è scritta da Nicole Mainz, l'attrice che ha interpretato Dreamer nell'apprezzata serie Supergirl. Uh. Ciao, sono un'attrice transessuale. Quindi DC mi fa scrivere i fumetti perché sono un'attrice transessuale. Capite che è un problema. Perché lei magari è bravissima. però. È bravi, magari è bravissima, ma lei a, a quel punto sarà l'autrice quella che ha scritto la, la miniserie di Suicide Squad perché è l'attrice transessuale. È un problema. E il problema è, lo, ha creato, lo creano le, le, le major stesse che fanno ste robe. Perché lo facessero una volta. Potrebbe essere il caso. Siccome lo fanno sempre, poi diventa che, anche se sei brava, ti diranno sei una merda e sei lì solo perché sei l'attrice. Boh. Ma spesso sì, Stone Angel. Spesso sono coscritte tra l'altro, però. Tra l'altro, c'è Steve Orlando. Scusate, Steve Orlando cosa fa esattamente? Si guarda i. Boh, vabbè, magari scrive 1060, però. Non lo so. Comunque, poi abbiamo Lanterna Verde War Journal Volume 2, con eh, il nostro eh, Cosmo John Stewart: Crisis oscura sulla terra infinite. Che edizione? Di C20. Vabbè, ci sta, non proprio l'edizione più di. Più, più di come dire, pregio possibile, però se uno la vuole recuperarsene in volume meglio degli spillatini comunque alla fine, Batman volume 6 Abyss, vabbè riproposta delle storie di Joshua Williamson Catwoman volume 4 Nuove Vite, Tini Howard, top conclusione della run purtroppo, eh, mi spiace, io sono un po' distrutto da questa cosa Harley Quinn volume 2 a me occhi invece, sempre di Tini Teeny... Howard ma scusami, che cosa vuol dire? ah no, questa è Harley Quinn, scusate, mi sono confuso è sempre Tini Howard No, fa, fa schifo sta cosa, è orribile. Ehm, è tutta strana. Cioè, sembra che abbia un busto incredibilmente lungo e flussuoso. Cioè, è tipo presa dal basso, ok, però è tutta strana proprio, non lo so. E... Vabbè, Arlequin, giusto... c'eravamo liberati di Tini Howard qua, ma, non la... ma è qua, quindi cazzo i nostri. Che bello. Poi Poison Ivy, Jujuilo Wilson, Mario Takara e Heining. Olè, Deadman. 20 domande The Universe presenta 1.5 del 2011 di Paul Jenkins e Bernard Chang. Boh, non lo so. Mr. Marco di Tom King. In volume deluxe. Eh, questo spacca. Purtroppo ce l'ho già e non lo ricompro. Però questo spacca. Questa era veramente figa. Mi è piaciuto un sacco. Consigliatona Poi disegni di Mitch Gears. Molto figo Molto molto figo È molto particolare anche come narrazione Però bello Mi è piaciuto molto Poi c'è Solo Cos'è Solo? Solo? La, serie, la seminale antologia Solo Realizzata da alcuni talenti più visibili del mondo del fumetto 12 talenti superiori sotto i suoi riflettori Con la storia dei scrittori come Journal Code, Neil Gaiman, Brian Zavello, Testament oh. Non me la ricordo, ce l'ho in qualche formato, qualcosa. Non lo so. <coughs> vediamo. Batman Arkham. Ah, si sì, è curioso, però dovrei capire un attimino, faremo, faremo una ricerchina, vediamo un attimo. Arkham Asylum, l'inferno sulla terra del 2003. Di Dan Slot. Dan Slot uh, già scriveva queste robe. Mm. Chissà se ce l'ho questo, non lo so, non credo. Però disegni di Ryan Suk. Uh, boh, magari interessante, non ne so niente. Batman Flashpoint Beyond in volume. Vabbè, ci sta: 29,232 pagine. Erano sei numeri originali più lo zero. Mi sa che non ho finito di leggerlo questo. Non mi era dispiaciuto, ma non ho finito di leggerlo poi alla fine. Per cui dovrei finirlo. Tra l'altro ho tipo lo zero qua. Perché c'era la variant che volevo appendere, ma prima volevo finire di leggere la serie. Non l'ho ancora fatto, dovrei leggerlo. Però ci sta alla fine, è sono fighi, in teoria. Il primo capitolo era molto bello perché era disegnato da, da Risso. Però la storia sembrava figa in realtà poi leggendola. Per cui. Lo hanno fatto anche con altro materiale di riso. Che cosa? E poi abbiamo Dark Knight of Steel. E fanno il cartonato di 352 pagine a 35 euro. E questo me lo recupero. Ma cosa vuol dire? Sì, ma non ho capito la frase. Dark Oak. Cosa vuol dire lo hanno fatto anche con altro materiale di riso? Che cosa? Di ristamparlo allora, lo fanno con tutto il materiale In generale Però è formato standard questo Tra l'altro No Non ho capito E E no no Questo qua infatti Io non l'ho presa apposta la serie Infatti me la recupero così E ciao Avevo preso il primo numero E a un certo punto me la recupero E via Almeno ce l'ho tutta così Ma finisce Cioè è conclusa Devo controllare Batman Shadow of the Bat volume 2 Vabbè continuo la riproposta di queste storie Mi sa che alcune non ce le ho tra l'altro eh, Il Cavallo Oscuro Detective Volume 5 Vabbè idem sono storie classiche di Batman le, Il DC Elseworlds Della Justice League mi sa che non ne ho nessuno Questo volume qua potrei anche farci un pensiero Abbiamo Batman e Superman in versione pulp La Justice League impegnata a combattere il malaggio, stregone Luitor. Il Justice Rider intende scontrarsi con il peroso Barone Lord Alcune delle avventure che leggete in questo volume Beh, questo è figo, dai Alla fine sono storie tipo What If Ci può stare Ma non aveva già, già annunciato questo, scusatemi No, è un'altra roba È un'altra un serie questa Del 2020 Sono confuso eh, Serena Kyle, la ragazza della porta accanto. Quindi, questo è Bruce. E questa è Serena Kyle, ovviamente, di colore. Perché... <ride> ah, e Jack Napier sarebbe il Joker. Ok, perfetto. Ottimo, il pagliaccio della scuola. Ottimo, che bello. Mm, non credo che lo comprerò. Ho oh, questa sensazione. Poi abbiamo DC Omnibus: le avventure di Batman e Robin. Ah, dopo le avventure di Batman, fanno. Beh, figo, figo, dai, ci sta. Carino. Omnibus in arrivo a marzo. Però ci sta. Se siete amanti di questo tipo di storie, ci sta. Prezzo 90 euro. Frankenstein, agente dello shade. Questo mi sa che ce l'avevo in qualche formato. Però sono 16 numeri. Non so se ce l'ho tutto. Forse sì. La Jeff Lemire, Ponticelli e Matt Keane. Devo vedere. Questo qua un po' ce l'avevo. Però non so se tutto. Devo controllare. Boh. The Wake The Wake, The Wake The Wake The Wake Mi ricorda qualcosa Ce l'ho The Wake Ce l'ho The Wake C'è The New 52 Cosa questo New 52? Eh ma mi ricorda qualcosa Ma non mi ricordo nunca Devo controllare Guarda guardare su Xbox The Wake Boh Ma ce l'ho mi sa O Forse no Quasi in due volumetti. Boh, mm. vabbè, noi te lo cercherò. Secondo me ce le ho queste. Però non mi ricordo. Poi, Dislimited... Sì, imbrassurato, pare anche a me. Franche, sta se ce l'ho tutto. Eh, infatti anche questo mi ricordo, Travis. Infatti devo vedere. Mi sa che ce l'ho entrambi. Vabbè, poi arriva Black Orchid, uscita in mille, mille versioni questa. Ah, questo è il formato mega gigante. Ah, beh, oddio, quei disegni di McKin ci sta anche, eh. Però mi sa che l'ho recuperato in un'altra edizione questo, quindi sti cazzi anche la versione hyper mega gigante. Però effettivamente Dave McKin ci può stare l'edizione tipo Grandi Tesori Marvel, eh. Anch'io credo a Sfufo, mi sa che avevo recuperato. Mi pare che l'avevo recuperato Black Orchid, così a memoria. Però devo sempre guardare. come Al solito, poi Swan Fink di Alamur 2. Ok, non vale assolutamente la pena, ma ok. Jack of Fables, volume 4, continua. written 5, continua. E basta. Passiamo a Marvel. Z. Oh, Marvel abbiamo, vabbè, l'epica, l'epocale conclusione di Blood Dante. Io mi immagino gli incredibili infiniti cambiamenti eterni che non verranno mai più resettati fatti da Bladant poi c'è anche la versione ovviamente censurata censurazza storie insanguinate volume 2 con gli spin off vari la figlia di Blade Amazing Spam muore Blade secondo me muore Blade ma poi torna Sì vabbè Jeremy Cage Amazing c'è il tie-in di Vladant Con Morbius ovviamente e... Qui invece abbiamo Miles Morales Team Up Allegro Ebbene spettacolo a Spider-Man Ma dove inizia scusate ma, ma scusatemi ma dove inizia però Cioè scusate sul 54 C'è il tie-in no E questo qua invece inizia qua dal Perché non me li hai messi di seguito Ho capito, ma perché non sono di seguito? È questo che mi fa incazzare. L'ho capito anch'io che è il numero prima, ci arrivo, non sono idiota, porca troia. Ma mi fa incazzare che, no, che fai il cose e non li fai uscire... In... Allora, il prossimo che scrive 53 viene bannato per sempre. L'ho capito, ci arrivo anch'io. Non è il punto, il punto è che cazzo l'idea di merda è. Non mi puoi fare sul numero 53 il tain. E, e i due episodi di seguito questo voglio dire madonna Poi Bladant continua anche su Venom 32 Wolverine 50 Bladant X-Men Bladant 2 Fantastici 4 21, Incredibile, Hulk 15, Gods 7 di 8, Giant Sides Little Mommy mi fanno la varia scale... cos'è? Uno spillato? ma sì, ok, vabbè. Allo speciale con quattro serie complete. Ma la copertina in teoria dovrebbe contenerli tutti, dovrebbe essere a metà. Che Cazzo hanno fatto? Boh, vabbè. No, è di questa la variant! A me sembra sia questa anche in America, eh! No, non è vero, mi sa che non è questa. È un albo speciale che hanno fatto, però, questa qua. Cioè, sono tutte le altre unite, questa. Eh no, infatti. Boh, vabbè, panini. E va bene. Oh, fine. A... Ma perché non l'hanno messo in alto, tra l'altro, questo? X-Men 1 con un po' di variant. Solo 4. Le compriamo tutte? Le compriamo tutte. Ah, la Blank. La Blank. Black. Ma è nera? nera perché è nera? Spero di no. Eh, tocca prenderle tutte, sì, purtroppo. Tocca. Eh, ce cioè va. Un, sembra un po' giovane, però sì, è figo. Eh, ai muscoli non sapeva di avere, sì, un po' sì. Sì, anche secondo me. Oh, vabbè, Vediamo. e Va bene, vabbè, 5 euro. Poi c'è cioè 7 euro di qua è componibile. 5 euro di questo normale e 7 euro di questa quattro. Ah, scusate, questa qua è effettata? Perché sennò no 7 euro non ha senso. Ci sembra più Black che Blank, però ok. E comunque, ci sta. Ma perché c'è Blank? Ah, sì, vabbè, c'è il Free Comic Book, c'è la parte di X-Men. L'ho anche già letta, in realtà, perché ce l'ho questo Free Comic Book dai. Poi abbiamo X-Force. Posso dire che non pensavo avrebbero fatto X-Force inspillato, invece. È normale, Variant, ma sarà la Variant Connecting. No, perché non c'è scritto. Ah no, perché questa qua degli X-Men è X-Men... Eh, Anche l'altro X-Men? Ah, oddio, no, ma vuol dire che fanno tra serie di X-Men? Oddio, ah no, non, non, non questo mese comunque. Ok, va bene. Va bene. E immagino sarà, no, non so come la pubblicano in realtà, non ho idea. Perché ancora non, cioè non ci hanno spiegato come pubblicano gli X, ma sono i ah, mordo Vabbè, ma tra l'altro non c'è neanche Wolverine. Eh no, perché esce più avanti? Forse. Ah, perché su Wolverine c'è ancora Wolverine Coso, è vero? C'è ancora Wolverine um, Bladant. Ok. Boh. Rischiasse. No, prima di Luca, in realtà. Perché Luca arriva. Già nella prossima anteprima un po' di roba c'è. E la prossima anteprima esce a ottobre, prima di Luca. E... Mi fa strano X Force Inspillato. Avrei detto che non l'avrebbero fatto. Si vede che vende ancora. Io temo. Non lo faranno. Invece Cloppe. Però vediamo. Non lo so. Sì, andrebbe anche bene, ma 70 pagine non lo fanno, non succederà mai, non sono d'accordo. Ne faranno due, non lo so, non lo so come vogliono farlo. Boh, vediamo. Eh? Comunque, continuano Ultimates, Ultimate, Spider Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men e Ultimate Black Panther, ok, Deadpool 3, Avengers 15 dove si conclude Avengers il Crepuscolo, quel numero 6, l'immortale Thor 12, Daredevil 12, Invincibile Iron Man 20. ma tra l'altro anche anteprime non l'hanno messa in ordine, cioè perché questi qui non li hai messi all'inizio? Ma sei... Boh, vabbè, non lo so. No ragazzi, guardate che possono tranquillamente fare i numeri anche, cioè possono anche fare una serie da 32 pagine e una da 48 se vogliono farne due unite eh, di X-Men. Per cui, boh, fanno, letteralmente possono fare come gli pare, però potevano anche scriverlo qualcosa, ecco, sarebbe cioè, stato carino. E su Iron Man c'è il capitolo finale della gestione di Jared Duggan, comunque, con la fine della guerra di... immagino con anche la fine della relazione Emma Frost-Astonio, oppure, oppure resteranno insieme. No. È poco probabile. Poi c'è Capitan America con lo scudo invisibile Miles Morales 15 contro Blade, Spider Boy 8. Con il suo grande nemico, il disegnatore. Integrale degli X Men vabbè, continua. Integrale di Spider-Man continua Capitan America Replica. Con la prima apparizione di Falcon Beh bellina questa è importante Protagonista del prossimo film Marvel Eh minchia Vabbè questa la voglio Questa quanto è bella Quanto è figa questa con Magneto così Bella Must have Marvel Super Heroes Contest of Champions Sai che forse Contest of Champions non ce l'ho Mi sa di no È tipo il primo grandissimo famoso crossover del mondo Forse ce l'ho in qualche edizione Non lo so Devo capirlo, eh? E non lo so, via Ciclope. Eh sì, ma tanta roba... Ma non è così indietro, questo è l'inizio anni 80, eh, in realtà. Per cui ci sta. Questo è bello indietro, però. <ride> La guerra Krall è bella indietro. Però ci sta, è un punto importante degli Avengers, alla fine... Già rip... Tra l'altro è uno dei primissimi cartonati che ha fatto Panini nella sua storia, ma questo non ve lo dicono. Però sì, io ho la primissima versione incartonata di questa. No, ma perché? Ma perché? Ma per, per, perché? Panini ma perché? Perché non hai fatto un unico mega volumone di questa? Sono 14 numeri. Non compratelo. Raga, non compratelo. Non ha proprio senso. E... Va bene. <ride> Ma poi cos'è il Re dei Killer? Che nome è... Che, che sottotitolo è il Re dei Killer? Boh. Ma non si sente il Re dei Killer in America? Boh. Forse sì, però fa schifo comunque. No, 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 ma non ha senso, non, non, va, non va presa. Allora, una serie che dura 14-15 numeri. Ma non mi fai i volumi così, dai, mi fai una deluxona gigante. Ma su. Daredevil lo capisco già di più, non lo apprezzo, ma lo capisco perché è la serie regolare, ok. Mi fai la solita roba con cinque numeri, ok. Ma questa qua può farmi solo la deluxe, ma che cazzo mi fai i volumetti di merda, dai. Cioè, boh. Avengers, ok, cominciano a fare la proposta. Questo esce abbastanza veloce, però sbaglio. No, forse neanche così tanto. Però buono che esca in volume. Capitan Marvel, volume 2, ok, è già uscito il primo, esce il secondo. Venom, Massa la Separazione, che è Separation Anxiety del 2024 di Michelini e Sandoval. Credo sia inedita questa, è in narrata. Vabbè, le solite robe del passato. Carino. Venom 5, vabbè, continua la proposta in volume, ma il 7 con Beyond, che mancano ancora un po' di volumi per finirla, la finissero. 24, 184 pagine. Sì, più o meno sì, sono 184. Eh, perché il tipo, se, no, non mi ricordo quale perché c'è anche Timeless per cui c'è timeless più i volumi primo numero. Comunque era grosso per cui sì. credo che 24 per 184 pagine sia il prezzo standard. 120 18 e... Ok, Masterbox vendicatori 14, è finito. Basta neanche un omnibus eh? che tristezza non molta roba Marvel vabbè l'abbiamo finito evviva abbiamo finito yuppi oh, che fatica ah, mamma mia che fatica vabbè finito vabbè, finisce così bene bene un mix decente ma sì Cosa intendi? Non lo so. Novembre normale. Sì, sì, sì. Vabbè, sì, sì. Ah, omnibus pensavo anche più avanti. eh. Per marzo, ad esempio, non hanno annunciato nessun omnibus per, sì, per Marvel. Mi aspettavo un po' più di. Ma mi aspettavo più che altro che ti dicessero cosa come, come presentano gli X-Men almeno. Invece, niente. Cioè, neanche una parolina. Cioè. Vabbè. Ci sarebbe stato, ecco. Poi non uscivano, cioè nel senso, fai partire questo, dimmi anche le altre, cioè mi dici "A dicembre arriveranno pa pa pa, 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 pa. Boh, vabbè, vediamo il mese prossimo. Comunque, dai. Allora, io vi faccio un raidino ai thermos che stanno ancora giocando ai Notria e mi metto a registrare il video acquisto: Cioè il video delle uscite della settimana. E come al solito, noi ci vediamo domani alle 18 con una nuova fantastica live, una live piena di cose live. Eh, wow. Voi fate i bravi, fate tutte quelle cose che fate sempre, eh, rimanete collegati al canale pelato, continuate a sabbarvi e io, ciao. A domani e... Eh.